Si chiamano DTX o anche terapie digitali, ne fanno parte applicazioni digitali, intelligenza artificiale e algoritmi che agiscono come se fossero dei veri e propri farmaci per alcune patologie, patologie croniche soprattutto nell'ambito neurologico. Capiamo meglio di che cosa si tratta insieme al dottor Eugenio Santoro, responsabile del laboratorio di informatica medica del Dipartimento di Salute Pubblica dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nonché curatore della voce Digital Health dell'enciclopedia Treccani. Benvenuto a Medicare TV. Buonasera, grazie. Allora, adesso se ne sente tanto parlare, si comincia a parlarne anche sulle testate generaliste, quindi il grande pubblico comincia insomma a farci l'orecchio. Vogliamo spiegare che cosa sono le DTX? Le terapie digitali sono dei software che consentono di codificare teorie cognitivo-comportamentali o le teorie attraverso le quali si modificano gli stili di vita e non sono semplici software, sono dei software che sono stati sottoposti a sperimentazione clinica randomizzata, quindi quanto di più è solido dal punto di vista scientifico, tanto per intenderci la stessa metodologia che viene utilizzata per misurare l'efficacia dei farmaci o dei vaccini. Ecco, in quale settore, in quale ambito di patologia noi possiamo pensare di utilizzare queste terapie digitali? Ma ci sono dimostrazioni della loro efficacia intanto nell'area della salute mentale. Penso per esempio a tutti quei casi di gestione di ansia e di depressione, nelle quali questo genere di strumenti sono stati utilizzati e nei quali è più facile utilizzarli perché da sempre si utilizzano teorie cognitivo-comportamentali. E poi ancora nell'ambito della gestione delle patologie croniche, dove sono importanti le modifiche degli stili di vita, penso ad esempio alla gestione dei pazienti diabetici, alla gestione dei pazienti ipertesi o anche alla loro prevenzione. E ancora nella lotta contro le dipendenze, soprattutto da fumo e da alcol. Ecco, per capire meglio, come funzionerebbe una terapia digitale nel caso del diabete? Beh, si sa che in pazienti che sono prediabetici o che sono già diabetici, il primo intervento che viene fatto ancora prima di quello farmacologico è proprio quello che si basa sulla modifica degli stili di vita, in particolare agendo su alimentazione ed esercizio fisico. Allora, questo genere di strumenti, per esempio, personalizzano programmi alimentari e programmi di esercizi fisici in modo tale da ottenere su un periodo, insomma, relativamente medio-breve i risultati che di solito si ottengono con l'utilizzo dei farmaci. Studi che sono stati fatti nell'ambito appunto di terapia digitale in questo settore hanno documentato per esempio una riduzione della emoglobina glicata, che è uno degli indicatori importanti nei pazienti con diabete generalmente di tipo 2, che si è ridotta in maniera statisticamente significativa rispetto ai bracci di controllo che invece utilizzavano le terapie standard per ottenere gli stessi risultati. Senta, ma questo che lei mi sta raccontando, cioè, devo pensare che sono solo delle terapie per i giovani? Diciamo che L'utilizzo di la parola digitale ci allontana, diciamo, dall'anziano, che però è anche il soggetto che più spesso soffre di patologie croniche. ha ragione, in questo, fino adesso ci sono terapie che sono state sviluppate prevalentemente per il giovane, però altre aree nelle quali per esempio si sono dimostrate efficaci è nell'ambito della teleriabilitazione, dove pur si parla di una terapia che viene fatta a distanza e nella quale spesso sono coinvolti pazienti non più giovani, diciamo così. Anche nei pazienti, per esempio, con ansia e depressione, è elevata la percentuale di chi ha questa patologia tra i non più giovani. Quindi è vero che c'è un problema di digital divide, però è anche vero che almeno in alcune aree specifiche, queste di cui ho, per esempio, appena parlato, ci sono dimostrazioni di efficacia anche nei pazienti in là con l'età.
E poi in ogni caso spesso i pazienti, diciamo, anziani sono comunque assistiti da un caregiver, no? E quindi che può farsi Sì. tramite di queste terapie digitali. Sì, confermo che laddove ci sono usi del digitale o uso di strumenti anche per l'aggiornamento, penso ad esempio a internet o all'uso delle cosiddette online communities, il caregiver offre davvero un aiuto prezioso facendo sì che si possano raggiungere quei risultati che si vedono anche nei giovani. Facciamo un esempio concreto. L'anno scorso l'FDA ha approvato la prima, forse non so se è la prima, ma insomma una terapia digitale, il primo videogioco rivolto a bambini dagli 8 ai 12 anni che hanno il disturbo del deficit dell'attenzione o iperattività. E, non so se è la prima, non so se è già utilizzata negli Stati Uniti, ma ci sono altre terapie digitali già disponibili in Italia? Allora, spenderei due parole su questa perché non è la prima in assoluto, è la prima in assoluto basata su videogiochi. Questo a dimostrazione che quando si parla di software noi lo associamo sempre alle applicazioni, ma di fatto anche una recente nostra revisione ha dimostrato che le applicazioni compaiono nel 40% delle terapie digitali. E mentre invece continuano ad essere utilizzate o iniziano ad essere utilizzati i cosiddetti sistemi web-based o i videogiochi o i sistemi di realtà virtuale o di realtà aumentata. Detto questo, negli Stati Uniti questo sistema è utilizzato come tante altre terapie digitali. In Italia siamo ancora indietro, perché per diverse ragioni. La prima, non c'è ancora una normativa che in qualche modo regola le terapie digitali. In secondo luogo, perché la ricerca clinica da noi in questo ambito, come del resto la ricerca clinica in generale, anche in ambito farmacologico, latita. In terzo luogo, perché chi sviluppa questi strumenti notoriamente sono industrie tecnologiche, le quali fanno fatica a comprendere che deve essere seguito un percorso di tipo regolatorio da una parte e soprattutto deve essere condotta ricerca clinica dall'altra, che vuol dire forti investimenti, Anni poi. anni e ragionamenti ai quali invece le aziende farmaceutiche sono abituate. E poi c'è un problema culturale di fondo. Non soltanto da parte di chi sviluppa tecnologia del metodo scientifico, ma anche degli operatori sanitari della tecnologia, nei confronti della tecnologia. Senta, lei prima ha citato un paio di volte il tema del regolatorio, no? Allora, Sì. una curiosità, che viene spontanea è noi le chiamiamo terapie digitali, ma queste terapie seguono un percorso regolatorio diverso o simile rispetto a quello che fanno i farmaci per arrivare poi ad un'approvazione e di conseguenza alla commercializzazione? E qui sì, grazie per la domanda perché mi aiuta a fare un po' di chiarezza sull'argomento. Allora, intanto questo genere di strumenti dal punto di vista regolatorio sono dispositivi medici. E quindi dispositivi medici come i dispositivi medici tradizionali che noi siamo abituati ad utilizzare. Ricordo a questo proposito che a maggio di quest'anno è entrata in vigore la nuova regolamentazione dei dispositivi medici, valida a livello europeo, che introduce delle regole più ferree dal punto di vista delle prove di efficacia a supporto della registrazione e dell'approvazione dei dispositivi medici. Quindi rispetto al passato occorre fare molta più ricerca clinica, questo a garanzia della sicurezza del paziente fondamentalmente. C'è chi sostiene che, essendo questo genere di strumenti di tipo curativi, questo inquadramento possa risultare insufficiente, quello come dispositivo medico, e richiede, per esempio, che essendo terapia debbano seguire lo stesso percorso dei farmaci. Detto questo, io credo che sia importante muoversi all'interno di una regolamentazione esistente, senza cercare di
stravolgerla, visto che peraltro è anche molto recente, cercando poi di capire se ci sono delle situazioni, e potrebbero esserci in realtà, di conflitto fra i dispositivi medici e le terapie tradizionali. Anche perché poi la domanda che se questo genere di conflitti dovessero sorgere, la domanda spontanea è: essendo terapie e argomento del Ministero della Salute in quanto dispositivo medico, o è argomento dell'Agenzia del Farmaco in quanto terapia? Negli Stati Uniti, Food and Drug Administration, gestendosi all'uno che l'altro, Non ha problemi. non ha problemi. Ecco, da noi si potrebbe porre, ripeto, in caso di conflitti o di evidenze di problemi di questa legislazione che potrebbe risultare carente, ma adesso non ci sono ancora le prove, e questo conflitto potrebbe sorgere, questa domanda legittimamente porcela. Certo, chiaramente qui parliamo di terapie che per quello che riguarda il costo, cioè sono, le possiamo definire out on pocket, al posto che E adesso in Italia, anche non so, mi sembra di capire che non abbiamo ancora delle concrete terapie digitali a cui fare riferimento. Però in uno scenario futuro, o non so se in altri paesi europei c'è qualcuno che già ci fa da faro, le dobbiamo comunque pensare come out on pocket, quindi le paghiamo di tasca nostra, oppure come diciamo convenzionate col sistema sanitario. beh, mettiamola così: se si dovesse dimostrare, come in certi casi peraltro è dimostrato all'estero, che i vantaggi che portano sono sovrapponibili ai vantaggi che i farmaci hanno, c'è legittimamente da chiedersi perché uno è rimborsato e Esatto. l'altro no. Detto ciò, ci sono alcune esperienze, alcuni modelli ai quali fare riferimento. Certamente il modello americano e il modello tedesco, che prevedono per quelle terapie digitali che hanno dietro prove di efficacia inattaccabili, che possono essere rimborsate dalle assicurazioni. Lì vige ovviamente il sistema Sistema. delle assicurazioni. Però, se volessimo trovare qualche cosa più vicino a noi, in Inghilterra, per esempio, il National Health Service sta cominciando a rimborsare, cioè a fornire gratuitamente, facendo ripassare dal sistema sanitario nazionale, alcune tipologie di terapie digitali. In un contesto italiano, la cosa funzionerebbe ovviamente se inserita all'interno del sistema sanitario nazionale. Detto questo, poi sarà chi dovrà decidere se rimborsarle o meno, ma io credo che l'aspetto importante sia quello di dare il via e cominciare a far sì che le cose esistano. E poi si può ragionare anche su questo aspetto. Certo. Anche perché magari potrebbe anche essere molto frequente il caso in cui le due forme di terapia si integrano a vicenda, cioè magari Sì. la digitale va a supporto, a integrazione della terapia tradizionale. Questo per esempio, questa per esempio è la direzione verso cui stanno andando le aziende farmaceutiche, che non volendo lasciare ovviamente l'area non presidiata e magari a disposizione dei big dell'informatica, sta cercando di costruire tutta una serie di strumenti che sono da supporto digitale, Alle che sono il terapie che loro supporto al hanno. farmaco, e quindi identificare la combinazione delle due, che è anche più facile forse dal punto di vista regolatorio riuscire a darle un nome, a identificarle e a regolarle come settore. Ultimissima domanda, il prossimo step, no? Cioè lei ci ha detto in Italia siamo in ritardo, abbiamo qualcosa all'orizzonte da qui ai prossimi mesi? Sì, perché nel frattempo c'è stata una ampia azione di acculturamento su questi temi, sia da parte della classe medica, ma soprattutto da parte degli organi competenti, quali
da diverso tempo si stanno ponendo i problemi e cercando delle soluzioni per consentire a questo mercato di poter prendere vita, di poter prendere conto. Mi riferisco in particolare a certe azioni del Ministero della Salute che dovrà comunque, al di là di tutto questo, attrezzarsi per gestire i dispositivi medici di nuova generazione secondo la nuova regolamentazione, dove troveranno spazio molte delle terapie digitali. E poi c'è tutto un tessuto anche tecnologico e finanziario che si sta muovendo in Italia, che sta ponendo le basi per lo sviluppo da una parte e lo studio clinico dall'altra di questo genere di strumenti. Bene, quindi torneremo sicuramente a parlarne perché mi sembra di capire che è il prossimo futuro, in certi casi già presente. Intanto grazie. Grazie, grazie a lei, grazie.